Ma sentite? Sentite il boato del Budweiser Garden qui a London, Canada, perché sul ghiaccio c'è uno dei primi beniamini della, di casa, Kevin Reynolds. Kevin Reynolds, il signor quadruplo, l'unico finora ad essere stato in grado di fare due quadrupli nello short program, sfruttando ovviamente le regole, le nuove regole che lo hanno, lo concedevano. E poi ha fatto un signor programma libero ai Four Continents, tre quadrupli così, è andato a vincere. Eh sì, la festa del quadruplo qui continua. Vediamo cosa ci si propone con Kevin. Non ne annuncia due come ha osato a Skate Canada due anni fa. C'è uno, ma lo fa e col triplo toll dietro. Adesso attenzione, perché il suo problema è il triplo axel anche per lui. Va e va bene. L'altro quadruplo, non l'ha annunciato, ma l'ha fatto. E come? E per fortuna aveva un problema al ginocchio, che poi vi racconteremo. Che programma, ma guardate il pubblico, ma lui è straordinario, Kevin Reynolds. Questo è un pattinatore poi che si fa voler bene, perché è proprio simpatico sul ghiaccio, è comunicativo. Mi è piaciuta tantissimo la frase della sua allenatrice dopo la vittoria per Continent, ha detto: non è la gioia per il risultato, è la gioia perché vedi il frutto del lavoro che si materializza, la parte artistica e la parte ovviamente tecnica. C'è il quadruplo, il secondo quadruplo confermato, lo stavano riguardando, invece confermato, quindi come a Skate Canada nel 2010, signor quadruplo si conferma, due quadrupli. Aveva detto: non lo tento, perché in questi giorni Franca proprio aveva, dopo l'allenamento di lunedì, aveva rivelato di aver avuto una cisti nel suo ginocchio che aveva condizionato un po' gli ultimi allenamenti, ma mi sembra che il risultato sia incredibile. Beh, molto galvanizzato sicuramente dai anche dal pubblico. Dal suo pubblico, ma ti dirò, io ero un po' intimorita, perché il pubblico ha cominciato a marcare il tempo della musica già sulla prima rincorsa per il primo quadruplo, e questo a volte può essere tantissimo di disturbo per il ritmo del pattinatore che sta pensando al ritmo del salto. Invece lui è stato concentratissimo nella sua bolla proprio, ha portato a casa il quadruplo,
tutti e due sono stati sotto review perché lui ha tendenza spesso a avere una mancanza di rotazione, ma questa volta non c'è stata mancanza di rotazione, sono stati considerati buoni. Ovviamente c'è una penalità sull'arrivo secondo perché non è precisissimo, anche il triplo axel pulito, rotazione completa. Punteggio tecnico, credo. Guardate, che punteggio tecnico, allora, mancano ancora due giudici, ma vi assicuriamo che il punteggio tecnico è spaziale. È veramente un punteggio tecnico straordinario. Che dire, se lo merita tutto. Poi questo pattinatore, quando sono venuta per seguire le Olimpiadi qui a, in Canada, lui era tristissimo, c'erano tutte le sue interviste, perché lui non era riuscito ad ottenere un posto per l'Olimpiade, l'Olimpiade che era a casa sua a Vancouver, e ha detto: io farò di tutto per esserci alle prossime, perché ho perso il sogno olimpico e quello rimane lì, lo voglio realizzare. E quindi l'abbiamo visto un po' crescere, no? Subito dopo l'Olimpiade, questo è straordinario. Non vi abbiamo anticipato niente, ma guardate il punteggio, 47-69, guardate la gioia incredibile di Kevin Reynolds e la sua allenatrice Joanne McLeod, davvero straordinario, 85-16, 37-47 i components, adesso è lui il pattinatore da battere, ha 5 punti, quasi 5 punti in più di Javier Fernandez, c'è Aaron che ha fatto un gran programma a 78, quindi davvero incredibile Kevin Reynolds.